hai bisogno di soldi, vuoi un'aggiunta dell'Axo o completi moddati, non esitare a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e se siete da PS, in descrizione trovate i gruppi anche per PlayStation. E adesso al nuovo video. Benvenuti, raga! Qua è Savix che vi parla. Allora, raga, oggi vi porto il car to car finalmente per Xbox, in modo che possiamo fare tranquillamente in due usando Anawak, ma a modo nostro, ragazzi, potete farlo anche voi da PlayStation. Requisiti: ci servirà l'appartamento con all'interno i veicoli che vogliamo moddare, ragazzi. Se sono già moddati è uguale. Poi ci servirà il CEO per usare il Buzzard, ragazzi. Dopodiché ci servirà l'abbonamento ALS. Dopodiché, come ultimo requisito, ci serve il veicolo da cui prendere le modifiche, ragazzi. A questo punto, dopo che siamo fuori con il nostro amico, gli facciamo prendere un veicolo. Noi invece prendiamo quello che vogliamo usare per moddare e entriamo all'interno di LS, ragazzi. A questo punto, noi che stiamo moddando, risaliamo sul nostro veicolo e facciamo una modifica ai freni. Easy, ragazzi. Una volta che siamo tornati a posto, scendiamo dal veicolo, mentre invece il nostro amico salirà sul suo veicolo, ragazzi. Come vedete in clip, andrà ad startare una gara sprint dell'auto raduno e a quel punto noi accetteremo il messaggio che ci arriva sul telefono, ragazzi. Adesso aspettiamo che il nostro amico inizi a spammare il tasto A o X se siete da PlayStation, quando il timing arriva a 3 secondi, ragazzi. Fondamentale, bisogna che il nostro amico spammi A o X finché non si vede in questa schermata nera. A questo punto, ragazzi, quando il nostro amico si vede all'interno di LS in questa maniera, noi potremmo partecipare su Anawak, ragazzi. Se siete giocatori di All Gen e non vi fa partecipare, ragazzi, guardate il video in descrizione per moddare il carretto, che vi spiego come fare senza il menu Xbox. Quindi accettiamo il primo messaggio e rifiutiamo il secondo messaggio, ragazzi, fondamentale. In questa schermata apriamo il menu di pausa, andiamo o sul criminal, ragazzi, o sull'abbonamento e poi chiudiamo tutto quanto. A questo punto potremo aprire il menu interazione e ci andiamo a uccidere tramite la voce ucciditi. Regà, una volta che siamo spawnati, dobbiamo andare a startare l'attività questa qua. L'unica attività che ci dà disponibile, quindi mi raccomando, attivate tutte le attività prima di iniziare il glitch. La prima volta che andremo ad avviarla, ragazzi, ci darà un errore. Noi riapriamo il menu di pausa e la startiamo. La seconda volta vedrete che vi farà entrare. Quindi, una volta che siete all'interno dell'attività, non vi resta altro che quittarla semplicemente con B e A o cerchio e X, ragazzi. Quindi a questo punto, una volta che saremo spawnati in lobby, ci saremo buggati, ragazzi. Adesso non ci resta altro che diventare CEO e richiederci il nostro Buzzard. A questo punto, una volta che è arrivato il Buzzard, ragazzi, andiamo all'appartamento dove avevamo messo in precedenza, prima di iniziare il glitch, i veicoli che volevamo moddare, ragazzi. Quindi cercate di infilare dentro l'appartamento tutto quello che volete. Comunque sia, funziona anche al CEO questo glitch. L'ho già portato sul canale, vi lascerò in descrizione anche quel video lì. Quindi a questo punto, una volta che siamo arrivati, entriamo dentro l'appartamento, ragazzi, prendiamo il veicolo che vogliamo moddare e a quel punto usciamo tranquillamente dal garage. Una volta fuori dal garage, ragazzi, non ci resterà altro che rimandare al deposito il veicolo, semplicemente facendolo dal menu interazione. Veicoli, rimanda veicolo al deposito. Adesso saliamo sul Buzzard e facciamo girare a bombazza le eliche, raga. Quando il Buzzard sarà a pieno regime, noi scendiamo dal Buzzard e ci suicidiamo con il rotore posteriore, l'elica piccolina che c'è dietro, ragazzi.
E sbadabam, regà, quando spawneremo avremo moddato il nostro veicolo, ragazzi. Niente di più semplice. Adesso dobbiamo, per salvarlo, semplicemente portarlo all'interno del nostro garage e avremo fatto il car to car, ragazzi. È massivo, quindi finché avete veicoli nei garage voi potete continuare a moddare, ragazzi, senza nessun tipo di problema. Io spero che i miei video vi piacciono, ragazzi. Lasciate un like, lasciate un commento, supportate Xavix. Guardate sempre le playlist per essere aggiornati sui glitch funzionanti, ragazzi, sono fondamentali. E al nuovo video, ragazzi. Buona visione.